Motori al massimo! Gas aperto! Via! Che missile! R1! R1 contro RSV4! R1 esterna! Che si inizia con raffinatezze! Subito! Dentro! In discesa! 200 orari! Questa spaziale Red Gate! Si va giù per questa magnifica pista, la Craner, e qui si va a cercare la linea. Ben Spies, Max Biaggi, Aga, Shaki Bern, quarta posizione la nera Ducati, poi Nakano, Ceca, Leon, Aslam, eccolo Ceca, no, Nakano, Aslam e pacchetto di mischia. Dov'è Michel? Attenzione, il recordman della Q2 Super Pole, eccolo lì, niente, davanti a Sykes. Subito Max Biaggi conferma di essere pronto ed ecco l'attacco. Leon Aslam, staccata micidiale, si mette davanti a Nakano. Eccoli che arrivano i britannici. Qui c'è da tenere d'occhio, ripeto, Shaki Bern, la villa, sono tanti. Questo è l'anno della scuola britannica. Jonathan Ray attesissimo qui, intanto Spies invece sale in cattedra, seguito da i due avversari Aprilia, Ducati, le due moto italiane, una V4, una V2. Non è quella di Ceca, è quella di Jonathan Ray, partito male, peccato, questa poteva essere la sua gara. Aga, Shaki Bern, Nakano che infila Ceca alla Car Fogarty. Attacco interno bellissimo, Sykes si sveglia e svernicia Ceca. E noi, grazie a Michel Fabrizio e Max Biaggio. Ehi, Fabrizio. Attacco interno di Jonathan Ray su Michel. L'inizio della pista dell'aeroporto di East Midland. Attacco di Fabrizio. E poi invece Jonathan Ray lo riacchiappa. Bellissima. Il curvone che viene dopo la salita e mette nel rettilineo il ponte d'ollo, attacco di Jonathan Ray che passa Ceca. E ora sta Michel, vai Michel. Blake Young, ottavo in campionato, non è che sia. Eccolo l'attacco, bravo Michel. Ehi, Hopkins con le BMW, con Ruben Chaus, e arriva Camier. Arriva, no, Jamie Ellison, compagno di Camier. Ehi, largo e via. Arriva Ruben, poi c'è Jamie Ellison. Stupenda guida di Max, l'unico che tenga i tempi record. Andiamo a vedere cosa combinano. Attacco interno. Beh, bellissimo al Melbourne Airpin. Si va al Goddard's. Ci siamo per il duello con Ellison. Una grande intraversata della splendida quattro cilindri di Monaco di Baviera. S1000RR, Smerz va all'attacco di Ceca. Grandissimo protagonista Misano. Ancora confronto su questa serie di curvoni da panico. Frutto di una moto. Aiaiaiaiaiaia. Ellison o Camier, no, il casco però. Max Biaggi determinato, volitivo, Hopper. Fabrizio, cosa hai combinato? 8 podi consecutivi, mannaggia, c'è qualcosa che non va. Brutto momento per la Suzuki, brutto momento per il team Battà, che ha vinto mondiale. Per la Suzuki, qui c'è l'attacco della Ducati privata di un grande Smerz a un Fabrizio in netta difficoltà. C'è un problema grosso, grossi gesti di Shaki Bern che si fa passare da Leon Aslam. Quindi ora è quarto Aslam e quinto Shaki Bern, poi Nakano, Jonathan Ray, John Hopkins. Grande gara di Hopkins. E siamo pronti quindi per una battaglia annunciata ma che viene vanificata dalla classe, la grinta, la determinazione di questo fenomenale talento.
Ehi, benzina, benzina! Max Biaggi, benzina, benzina! Colpo di scena, è lui ora che ha avuto la iella all'ultimo giro, come spissa Monza, colpo di scena! Gli manca il podio, viene bruciato per il podio, però la regia ci deve far vedere che fine ha fatto Max. Dov'è Max? Sì, ciao. Allora, vince un'altra volta Spiss, e secondo non sapremo mai chi è, lo scopriremo solo vivendo. No, è Max, è Max, è Max, è Max. Quindi non era benzina, non era benzina. Aga terzo, Spiss, Biaggi, Aga, Aslam, Shaki, Bern, Nakano, Ri, Hopkins, Smerz, Chionari. Peccato Michel, peccato Michel, anche perché si allontana da Spiss. Stavo andando nelle ultime gare ad agguantarlo.